Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. È tornato ieri sera il Consiglio Comunale in aula per parlare di Tasi, per parlare di sanità, però la seduta è slittata al prossimo lunedì. Slitta in Consiglio Comunale la discussione sulla Tasi e sull'ospedale Umberto I, appello di Forza Italia affinché non si aumentino le tasse ai cittadini. L'opposizione in barricata. Eravamo riusciti ad evitare questo salasso della Tasi, questo aumento che comporterà per le famiglie una spesa di 2 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. Purtroppo la proroga concessa dal governo nazionale nello scorso mese di luglio, all'ultimo momento, proprio nelle ultime ore, consente a questa amministrazione di aumentare ancora di più il prelievo dalle tasche dei cittadini e delle famiglie. La cosa più incredibile è che tutto ciò avviene senza che ci sia stato approvato né il bilancio dello scorso anno, quindi non sappiamo nel 2014 quanto si sia speso e quanto sia entrato nelle casse del comune, e senza che sia stato predisposto il bilancio di previsione. Quindi il comune intanto mette le mani nelle tasche dei cittadini. Come vorrà spendere questi soldi non lo ha neanche ancora comunicato. Oggi in Consiglio Comunale siamo chiamati a votare l'aumento, per l'ennesima volta l'aumento delle tasse. Io sono indirizzata a votare no, a meno che questa amministrazione non mi dimostri nella persona dell'assessore Scrofani di aver amministrato sempre con oculatezza e di aver, prima di accedere alle tasche dei siracusani, cercato le risorse ovunque. Siccome questo non mi risulta essere, perché fino all'altro ieri è stata data una consulenza di 60.000 euro, siccome non penso che ci sia stata da parte dell'amministrazione rispetto e oculatezza nel gestire i soldi dei cittadini, il mio voto è sicuramente contro l'aumento delle tasse. Parte l'attività del commissario straordinario del Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa, l'ex provincia Antonio Lutri ha già stilato un cronoprogramma delle cose da fare. Primi impegni per il commissario straordinario del Libero Consorzio Antonino Lutri, che dopo la redazione del verbale di insediamento ha stilato il suo cronoprogramma. La prima riunione si è svolta alla presenza dei dirigenti e funzionari dell'ente Clelia Corsico, Giovanni Mazzone, Gianni Vinci, Gaetano Di Natale, con il capo di gabinetto Giovanni Battaglia per approfondire e fissare le linee di intervento su cui impegnare l'amministrazione in questi 4 mesi in attesa dell'insediamento del nuovo presidente e della giunta. Tra le priorità il completamento dei lavori delle opere già appaltati e consegnati: il Gargallo, l'Ostello della Gioventù di Belvedere, il Palazzo della Prefettura di Via Maestranza, il Verga e il Frigomacello di Palazzolo. Riflettori puntati anche alla viabilità provinciale, nel rispetto del piano presentato all'assessorato alle infrastrutture della Regione, sulle opere di edilizia scolastica più urgenti per garantire un inizio regolare dell'anno scolastico e gli interventi di manutenzione sulle centraline di rilevamento dell'inquinamento nella zona industriale. Sul tappeto anche le problematiche del personale interno e di quello della società in-house Siracusa Risorse. Un programma di interventi e di impegni che andrà di pari passo con gli adempimenti da attuare entro dicembre previsti dalla legge istitutiva dei liberi consorzi comunali, che porteranno all'elezione dei nuovi organi di governo. La ferrovia, la stazione ferroviaria di Siracusa, quali sono le prime problematiche da affrontare, per le quali cercare di trovare delle soluzioni? Il sindacato chiede un tavolo tecnico per stilare appunto le prime necessità. Rilanciare la stazione ferroviaria attraverso un tavolo tecnico, questa è la proposta della FILT CGIL che denuncia il degrado della stazione ferroviaria di Siracusa abbandonata a se stessa. Stazioni come quella di Palermo e Catania, denuncia la FILT CGIL, sono state completamente rinnovate, rese fruibili anche a chi non è prettamente interessato ai treni. La stazione di Siracusa invece non ha subito alcuna trasformazione né strutturale né estetica e la responsabilità, secondo il sindacato, è della politica. Tra le proposte avanzate, il collegamento con l'aeroporto di Fontana Rossa, il collegamento con il porto di Augusta per lo scambio di container, il mantenimento dello scalo merci Pantanelli, soprattutto per i carri frigo, per le primizie prodotte dalle nostre aziende agricole, che attualmente viaggiano totalmente su gomma con evidenti problemi di inquinamento ambientale e sicurezza nelle strade, e ancora la realizzazione del terminal dei bus extraurbani nelle immediate vicinanze della stazione, sfruttando l'area dell'ex scalo merci tra la stazione e Viale Ermocrate, completamente in disuso e abbandonata.
giornata. E ancora potenziare le corse dei treni locali anche la domenica e festivi da e per Catania e Ragusa, in modo da incentivare non solo il pendolarismo ma anche la fruizione turistica del territorio. Parliamo di cronaca, 7 ragazzi vanno a Pantalica, vogliono trascorrere 2 giorni, una sorta di gita a 3 boschi, però si perdono, devono intervenire i carabinieri che fortunatamente li rintracciano. Tanto spavento ma nessuna conseguenza per un gruppo di giovani escursionisti che, partiti con l'idea di una gita, si sono poi resi protagonisti di una vera e propria ricerca all'uomo. I carabinieri di Sortino e Ferla, in contatto con gli operatori del 112 di Siracusa, si sono dati da fare per rintracciare i 7 ragazzi originari di Catania che dopo un bagno nei laghi di Ferla si erano persi tra la vegetazione di Pantalica. La chiamata al 112 è arrivata nel pomeriggio da parte di un ragazzo agitatissimo che ha raccontato come erano andati i fatti. Insieme a 6 coetanei avevano deciso di trascorrere 2 giorni nella riserva naturale, sistemando le tende ai bordi di uno dei laghetti. In mattinata 6 di loro si erano messi in viaggio per effettuare un'escursione, mentre il 7° aveva deciso di restare nei pressi dell'accampamento. I 6 però, dopo l'escursione nei boschi circostanti, al momento di fare ritorno hanno perso del tutto il senso dell'orientamento. Da qui la ricerca di viali, passaggi tra la folta vegetazione che potessero loro consentire di fare ritorno alla base. Niente da fare. Dopo un po' si sono ritrovati su una strada sterrata di Ferla. Il ragazzo rimasto nell'accampamento nel frattempo, preoccupato per il mancato rientro degli amici, ha fatto scattare l'allarme al 112. Così sono partite le ricerche da parte dei carabinieri di Ferla e Sortino insieme alla forestale e ai vigili del fuoco di Palazzolo Acreide, che hanno inviato una vera e propria battuta di ricerca per poter intanto individuare prima il ragazzo della telefonata. Nella tarda serata alla stazione di Ferla si è però presentato un agricoltore che ha raccontato di avere dato ospitalità a un gruppo di ragazzi che si era smarrito a Pantalica. Quando il gruppo si è poi ricompattato, dopo l'intera giornata di paura, hanno potuto fare ritorno alle loro abitazioni con una brutta avventura alle spalle. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, qualche minuto, ci vediamo subito dopo qua per la seconda parte, vi aspettiamo. Entra nel mondo Gemar. Tuffati in un mare di offerte. Mozzarella Santa Lucia grammi 100, 54 centesimi. Tonno Rio Mare 120 grammi per 4, 4,98 euro. Yogurt Granarolo 59 centesimi. Detersivo Sole Piatti 69 centesimi. Minestrone Orogel grammi 750, 1,98 euro. Supermercati Gemar. Cerca il punto vendita più vicino a te. Sul reparto abbigliamento, sconti del 60%. Fermati nei bar dove vedi questo marchio. Scopri il segreto dell'aroma Tropical Caffè. Crea la tua ombra e sfrutta ogni spazio. La tenda Sud Costruzioni ti aiuta nella progettazione e realizzazione di tende per esterni. I migliori tessuti e competenza tecnica garantiscono eleganza e qualità. Soluzioni per balconi, terrazze e per qualsiasi altro ambiente. Offerta del momento. Tenda per balcone a braccetti da 3 metri per 2,90 compreso di montaggio a soli 230 euro. La tenda Sud Costruzioni realizza anche gazebi, box auto, pergotende e zanzariere a prezzi super scontati. A Siracusa, in Viale Luigi Cadorna 81, a Catania Vaccarizzo, via Fior di Loto 15. Ricorri ai ripari con la tenda Sud Costruzioni. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale. Un incidente stradale sulla Noto Palazzolo, uno scontro frontale, una donna in particolare in prognosi riservata, ma non rischia la vita.
I carabinieri di Testa dell'Acqua insieme a quelli di Canicattini Bagni sono intervenuti lungo la strada 24, la noto Palazzolo, in contrada Guglia, dove poco prima si era verificato uno scontro frontale tra due autovetture. Giunti sul posto i militari hanno messo in sicurezza la zona, la cui sede stradale è particolarmente stretta, segnalando il pericolo agli automobilisti in transito. È stato necessario un intervento del personale dei Vigili del Fuoco di Palazzolo e di un'ambulanza con personale medico del Trigona di Noto per estrarre in sicurezza la donna rimasta coinvolta, che continuava a lamentare dolori alle gambe. Quindi è stata trasportata con l'elisoccorso al Cannizzaro di Catania, dove si trova ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Illeso il conducente dell'altro mezzo, che comunque è stato trasportato al pronto soccorso di Noto per gli accertamenti medici. Per entrambe le persone i carabinieri hanno fatto richiesta alla direzione sanitaria dei due ospedali di effettuare accertamenti urgenti per verificare l'eventuale assunzione di alcol o droghe in relazione agli articoli del codice della strada. Le dinamiche dell'incidente sono adesso al vaglio degli inquirenti, ma sembra dipendano da un attimo di distrazione di uno dei due automobilisti. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati e uno è privo di copertura assicurativa, mentre l'altro non aveva effettuato la revisione. Da qui la contravvenzione ad entrambi i conducenti dei mezzi. Un libro che cerca di raccontare quale sarebbe il possibile sviluppo della storia mondiale se la Sicilia fosse stata annessa al territorio americano. Il libro presentato ieri da Salvatore Grillo Morassutti. E se la Sicilia fosse diventata nel dopoguerra il 49esimo Stato americano? Parte da questa fantasia storicamente plausibile il romanzo di Salvatore Grillo Morassuti, ospite dell'associazione Fare Ambiente. Il romanzo vede protagonista l'immaginaria famiglia siciliana Monterosa che vive e si muove in uno scenario reale e di fatti veri. Tra le pagine una rassegna di nomi eccellenti, Sturzo, Scelba, Milazzo, protagonisti della storia della Sicilia nel dopoguerra ed episodi che hanno sconvolto la storia, quali l'attentato a Palmiro Togliatti del 1948 a opera di Antonio Pallante, siciliano di Randazzo, o la cruenta battaglia di Monte San Mauro, Caltagirone, tra l'esercito italiano e i volontari indipendentisti dell'Evis. Ma intanto è stato un modo come rivedere tantissimi amici e trovarne di nuovi, molti giovani, un ambiente molto interessato alle tematiche della Sicilia, che è il motivo per cui ho scritto il libro, quello di fare svegliare una coscienza siciliana. E poi devo dire la cornice. Qui in questo luogo si è formata la civiltà occidentale, quindi tornare qui e riparlare di Sicilia mi sembra la cosa più importante. Si è svolto a Siracusa l'ultima serata delle selezioni per il Cantagiro, sono stati scelti coloro che parteciperanno poi alle finali nazionali a Fiuggi. Grande successo per il Cantagiro 2015, svoltosi presso il locale Estasi vicino al centro commerciale I Papiri di Contrada Pantanelli a Siracusa. A qualificarsi per la finale di Fiuggi, quattro cantanti siracusani, Rossella, Jessica Caruso, Elia e Francesca Cappitta di appena 12 anni. A presentare l'evento la coppia Fabio Rizza, responsabile organizzatore provinciale del Cantagiro, e Fabiana Bianca, volto di Teleuno Tris, che ha emozionato il pubblico numeroso coniugando e interpretando con pregevole senso artistico e tradizione l'idea portante della kermesse canora curata nei minimi dettagli, stemperando le emozioni dei partecipanti, mettendoli a proprio agio. I ragazzi che hanno preso parte al Cantagiro, Noemi Pusello di 21 anni, Lorenzo Amore di 15 anni, Jessica Caruso di 23, Elia di 16, Alessia Adorno di 14, Palmira Castro di 53, Tiziana Cappitta di 17, Rossella di 23. La mascotte del gruppo, Francesca Cappitta di 12 anni, è passata direttamente alla fase finale che si svolgerà nei primi di settembre a Fiuggi per la categoria Junior. Richiamando la tradizione degli anni 60, gli artisti hanno raggiunto il palco a bordo di Harley Davidson, Vespe Piaggio e le storiche Fiat dei club 500 Roma Cassibile e Italia Canicattini. Durante la serata l'esibizione dei ballerini Claudia e Giancarlo sulle note di Io so pazzo di Pino Daniele. Esibizione anche per il vincitore del Cantagiro 2013, il palazzolese David Monaco. Stasera stringendo il tuo cuscino,
Primo posto per Rossella con Brivido d'amore dei Mattia Bazzar, seguita da Elia con Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante ed infine Jessica Caruso con Son Bonjour di Cristina Aguilera. Unisce ancora stasera. Secondo il patron della manifestazione Enzo De Carlo, le selezioni provinciali hanno offerto una rosa pregevole di nuove leve. Adesso i vincitori dovranno presentare alla selezione nazionale un brano inedito. E comunque la serata del Cantagiro con i suoi vincitori parziali la nostra emittente la trasmetterà dai primi giorni di settembre. Con questo è tutto, il telegiornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programma.